Per le prossime 24 ore mangeremo solo cibo da ricchi o da poveri. Io sono povero, quindi mangio quello da poveri. Se sei okay. ricco, certo. Il primo che c'entra la faccia di Valerio mangerà quello da ricchi. Ha vinto. Oh, 8. In bocca al lupo. Vabbè, vediamo se sopravviverò. Sono le 9 di mattina e sto andando a far colazione. Sto in fila e tra poco entrerò e farò colazione. Sembra molto interessante, però prenderò un solo cornetto e non una torta, perché oggi devo mangiare tanto. Per colazione siamo al Lidl, non ho trovato pasticcerie o forni, diciamo, economici, quindi... Oh, guarda quanta roba. Direi cornetto semplice. Ovviamente prendiamo quello che costa di meno, quindi cornetto a 25 centesimi. Vorrei tipo un cornetto vuoto, marmellata dal bicocca, crema. Crema. Da bere un cappuccino normale. Grazie mille. Dopo un altro americano. Ok, finito. Perfetto. Mi sento il disagio, l'età è troppo chic come vostro. Io sto con la felpa di Naruto, tutti vestiti bene, aiuto. Eccoci qua, non mi hanno fatto più registrare, quindi sono in un parcheggio, quindi direi perfetto per l'occasione. Assaggiamo. Ho scoperto perché costava così poco. No, il discorso è che credo sia salato in realtà, non dolce. Durissimo e credo abbia anche tipo 3 giorni di vita, sarà lì da un anno. Ma in realtà non è così male, se fosse nuovo, diciamo fresco, sarebbe anche buono. Però è tipo pane in realtà, non è dolce. Voto, gli diamo un 3 su 10. Ok. Non mi sono mai sentito a disagio così tanto in vita mia, raga. Sapevo che dovevo andare in qualche posto chic, super costoso, però mi sono messo la felpa di Naruto. Io sono entrato lì, tutta la gente vestita bene. Comunque, un cappuccino, un cornetto alla crema, 6,30 euro. Però era carino come posto. A parte che tutti mi guardano male, magari la prossima volta mi metterò una camicia e farò finta di essere una persona per bene. Per merenda prima di pranzo un bel gelato. Sono di nuovo al Lidl e un altro. Non ho trovato di nuovo gelaterie o pasticcere che costassero poco, quindi si torna al discount. Ok, ho trovato i gelati, abbiamo tanta scelta. Anche se fa freddo, questa è una rosicata. Andrò a mangiare il gelato più buono di Milano? Ho cercato su TripAdvisor e sto andando da Gelato 17, che è il secondo in classifica, perché il primo ho letto che è chiuso. Quindi andiamo dal secondo in classifica, però comunque dovrebbe essere delizioso. Ho letto un po' di recensioni e molti ne parlano bene. Però sto qui fuori, adesso entriamo e prendiamoci un bel gelato. Latino. Ho comprato la confezione perché da solo non lo vendevano. La confezione costava 2 euro, ce n'erano 6, quindi sono 33 centesimi a gelato. In realtà ho grandi aspettative. Non sembra male. Se non fosse impossibile da aprire sarebbe meglio. Non riesco ad aprirlo più di così con una mano, vabbè. Assaggiamo, raga, poi me lo mangio mentre vado perché sto andando anche al pranzo. Oh, vi dirò, è identico a un cornetto algida, letteralmente identico. Buono, 33 centesimi un affare. Cioè, impossibile da aprire, mi sto sozzando ovunque. Scusate se sta clip è durata pochissimo, ma non mi hanno fatto registrare all'Idol di nuovo. Però siamo andati a pranzo e ce l'hai. Io volevo prendere una cialda piccola, da due gusti, cookie e stracciatella. Cono piccolo, appena preso, ho pagato 3 euro. Ah, è gelato. Molto buono. Quello che lavorava lì è anche molto simpatico. Voleva darmi la tessera fedeltà. Tornassi indietro, prenderei anche la panna sopra. A me la panna fa impazzire, penso sia una tra le cose più buone. 3 euro, vi dico la verità, ci sta. Però conosco gelaterie migliori qui a Milano. Per pranzo, raga, vi porto in un posto incredibile. Ci sono passato l'altra volta, Cossespo, tra l'altro. E fa il kebab a 1,50 euro. Eccolo qui. Ho scoperto l'altro giorno che Gianluca Vacchi ha aperto una kebaberia qui a Milano, qui in zona Porta Genova. E io sto andando ad assaggiarlo. In realtà sono pienissimo perché dopo la colazione e il gelato come merenda, adesso non ce la faccio a mangiarmi un kebab. Però dicono che è buonissimo. E in più c'è anche il kebab vegetariano. Non vedo l'ora di provarlo. Mangiamolo a casa perché lì c'era un casino. Ho preso il menù, quindi abbiamo patatine, kebab ovviamente. Le patatine le vedo abbastanza unte. Ho pure apparecchiato. Per tutto ho pagato 4 euro, quindi onesto. Eccolo qui il posto, entriamo subito. Ecco qui ragazzuoli, sono appena uscito e assaggiamolo subito. Non volevo mangiarlo dentro solo perché il posto comunque è abbastanza piccolo e non mi andava di disturbare loro che stavano lavorando. Il menù costava 14 euro, però me l'hanno fatto scontato perché ci sta la promozione per questo gennaio. Io dicevo no, non voglio il menù perché sono pieno, non ho fame. Quindi in poche parole mi hanno regalato le patatine fritte e l'acqua, che l'acqua fa sempre comodo. Però mi sento a disagio a mangiarmi anche le patatine fritte. Non ho grandi aspettative, anche perché 4 euro, vabbè. Ho un regalo d'ore, è quello dei kebab. Forse un po' piccolo, no, ma in realtà no, è gigante. Assaggiamo. Oh, la piadina c'ha 6 anni di vita, è durissima. Sinceramente, oh, per 4 euro questo più assaggiamo le patatine, non sono il massimo, vabbè. Per questo io direi voto tra il prezzo e quello che è, un 6 ci sta tutto. Eccoci qua allora. L'acqua è carinissima. Esteticamente il posto spacca, speriamo sia anche buono. Proviamolo.
delizioso, veramente delizioso, buonissimo ragazzi, veramente. Allora, io penso che l'ultima volta che ho mangiato un kebab è circa 4 anni fa più o meno. La piadina costava un po' di più, ma visto che era soltanto la piadina e non i panini, l'ho pagato uguale, quindi sempre 2 euro solo per il kebab. Questo ha provato e vi assicuro che ho mangiato kebab peggiori a prezzi maggiori, quindi onesto. Patatine, no, non credo di averne mangiate di peggiori, però. Ma che ci sto pensando, sì, penso che l'ultima volta ancora vivevo a Roma, quindi mi ricordo vagamente com'è un kebab, ma questo è vegetariano. Oh raga, è delizioso, è assurdo. Scusate raga, ma non ci sto credendo, cioè si scioglie pure in bocca, è delizioso. Per merenda prima di cena ci siamo beccati, visto che il posto era vicino, quindi abbiamo detto facciamolo insieme. Io andrò a mangiare da Sweet Burger. E te? E io da McDonald's. Il panino da un euro. Esatto. Vabbè, oh. Poi lo mangeremo insieme, ci metteremo qui seduti e mangeremo qui, vedremo proprio le differenze. Ecco McDonald's, mentre Sespo andrà lì da Sweet Burger. Facciamo chicken burger, che quella alla carne non mi fa impazzire. 1,40 euro. Entriamo. Oh, grazie. Quanto è costato? 1,40 euro. 10 euro. Beh. Un panino. Tiè, questo è il mio. Io non è male. E questo è il mio. Che cavolo, il suo è meglio. Che goduria per il mio palato. No, questo è buono. Vabbè, raga, concedetemelo. Voglio vedere di che sa quello fitto. Delizioso. È molto più buono di quelli veri, raga. C'ha un sapore strano, però. Vabbè, il mio era mini, però dai, buono. C'è il classico del Mac. Perché una cosa mangio? Pizza. Non te l'avevo detto? No, pizza. E ne vedrete proprio delle belle qua. Per cena si torna al posto di oggi a pranzo, perché appunto fa la pizza a 2 euro. Quindi andiamo. Eccoci di nuovo qui. E anche la pizza ce l'abbiamo. Un'altra oretta a piedi e vediamo com'è. Ciao. Ciao, grazie mille. Pizza presa. Ho appena ordinato la pizza da questo posto che si chiama Lievità, che fa la pizza gourmet qui a Milano. E ho preso questa pizza che costa 15 euro in totale tra spedizione e servizi. Ho pagato 18 euro e in realtà volevo andare, però ho chiamato all'ultimo e mi hanno detto che non c'era posto e mi sono accontentato così. Mamma mia, che presentazione. Sono curioso, questa è la pizza da 3 euro. Ci sono dei puntini neri. Ma che ci hanno messo? Boh, mi sa ci hanno messo l'origano? Non lo so, vabbè, sinceramente l'aspetto non è il massimo, però colpa mia, l'ho anche fatta raffreddare, quindi forse anche un po' colpa mia. E assaggiamola. Prendo questo pezzo qui. Buon appetito. Molto buono. Vuoi il giampetto? Sì. Questo. Comunque pensa a 18 euro di pizza. Tanti, Beh, non mangi lì. Però è gourmet. È un po' cruda, questo si vede pure. Ma è la classica pizza da kebabaro, raga. Cioè, quando vai dal kebabaro alle 2 di notte, vuoi una pizza, questo è quello che avrai. Eh sì, questi puntini neri è origano. A me l'origano sulla pizza mi fa schifo. Più si va avanti, più non mi piace. Ma per me è l'origano, cioè, se non ci avessero messo l'origano, non era male. C'è questo retrogusto che proprio non mi piace. Però io me la mangio. Però mi piace molto. Ha dei condimenti abbastanza particolari. Mangia che io sono pieno, che finiscila. Ho mangiato tantissimo oggi, non ce la faccio più. Aboliamo l'origano sulla pizza, perché tutti quelli che ce la mettono mi fa schifo, la rovina. Me la finirò da domani, regà, a dieta, perché sto video mi ha distrutto.